Guardate, guardate, guardate quella barra sotto. Mana, sto aumentando il livello. Oddio. Comunque, ehi la ciurma! Salve a tutti, io sono Mazzetes e benvenuti in questa nuovissima puntata di Mind Test Mod. Mettiamo tipo Time 6000. Oh! Niente, vi ho fatto vedere subito del mana perché ora è al massimo. E non succederà più niente, cioè nel senso non posso diminuirlo. Quest'oggi vi presento un po' di mod tutte insieme, ma sono legate una all'altra. Allora, tutto parte dalla mod Hotbars, cioè così Hotbars e appunto, questa mod cambia, come potete vedere qua sotto, il tipo di indicatori dell'HUD per le varie caratteristiche, diciamo, del giocatore. Mette delle progress bar al posto che i soliti cuoricini, le solite bollicine, eccetera, eccetera. E questa è appunto la versione 1.0.3 che vi sto presentando qui, che dovrebbe essere la definitiva, ed è creata dal modder Wuzzy. WZZY. Legato a questo ci sono sempre le sue mod Mana 1.0.1 e Hunger with Hotbar 0.3, che appunto aggiungono il mana e la sazietà. Il mana attualmente è assolutamente inutile, cioè nel senso non c'è nessuna mod che fa uso di questo mana, quindi è una mod che è stata creata per altre mod, ma ora non è utilizzata e infatti non posso spendere mana, per quello vi ho fatto vedere subito che cosa faceva. Mentre invece Hunger funziona praticamente come quello. Avete visto? È sceso, la sezietà. Funziona come la sezietà nella mod di Blockman. Solo che la mod di Blockman altrettanto arriva fino a 30, ma indica fino a 10 panini. Che corrisponderebbero a 20, corrisponderebbero 20 punti sazietà qua. E niente. Tutta questa mod, la Hot Bars di WZ, è in pratica un fork di quella di Blockman, che però appunto utilizza un modo leggermente diverso per indicare queste caratteristiche e va a sostituire quelle che ci sono in Mindtest normale. Oltre a questo ho fatto anche quella per le armature, la Armor Hotbars mod, che serve per la 3D Armor, solo che qui non ho la 3D Armor, ancora non ho fatto uno spotlight di quella mod e di conseguenza qui non c'è. Altra cosa, questa mod naturalmente aggiunge anche una barra per il respiro. Vedete, sott'acqua 9 su 10, 8 su 10, 7 su 10, eccetera, eccetera. Quando recupera il respiro del tutto sparisce, infatti ora come ora non si vede niente. La sazietà come funziona? La sazietà funziona che funziona uno praticamente con tutte le mod, cioè qualsiasi mod che aggiunge cibo, compreso il mind test base, riempie sazietà. Mangiando quel cibo riempie sazietà e non direttamente vita. La sazietà quando è tra 20 e 30 fa rigenerare automaticamente la vita, mentre invece se scende a 0 dovrebbe far perdere vita. In realtà non ho trovato notizie precise su questo, ma dovrebbe essere così, come anche per quello che succede in Minecraft. La HUD Bars, voglio sottolinearlo, non è compatibile con la Better HUD di Blockman, perché essendone un fork fanno la stessa cosa, insomma, quindi non si possono utilizzare contemporaneamente. Inoltre, la HUD Bars è molto customizzabile, infatti può essere utilizzata per un sacco di altre mod, tipo la Sprint, mod di un tale Gunship Penguin, che in realtà conosco solo per questa mod, non so se voi lo conoscete anche per qualche altra mod, che appunto aggiunge la stamina che permette di correre più in fretta e di saltare più in alto, correre più in fretta dell'80% e saltare più in alto del 10%, premendo il tasto E. Oppure premendo due volte il tasto W rapidamente, come succede un po' con
con Minecraft, e adesso vorrei solo vedere un attimo, provarlo qua. In questo mondo sono in creativa ed è un server, ce l'ho aperto come server, quindi voglio solo essere sicuro che con E non fa partire la velocità, quella già garantita dal fatto che sono OP, diciamo, su questo server. Quindi proviamo a metterla E. Ah, ok, tenendo premuto E, vedete, la stamina diminuisce, ma va molto più veloce. Oppure anche con due volte W. Come potete vedere va molto più veloce. No, adesso. No, non me lo prende la W. La W! Oh, lollilo! 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 Comunque invece con la E, come potete vedere, yeah, the power, però va tenuta premuta. E corrisponde più o meno a quella che ha una persona OP, diciamo, su quel mondo, che ha il privilegio di correre. E altre cose per quanto riguarda la Hunger. Come si chiama? Si chiama Hunger with Hotbar 0.3. Perché appunto sono mod differenti. C'è la mod base che è la Hotbars, a cui si possono aggiungere la mana, la Hunger with Hotbar, la Armor e la Sprint. L'armor qui non l'ho messa, appunto, come vi dicevo. La mana l'ho spiegata. Quella della sazietà. No, di cosa sto parlando? Sì, di quella della sazietà. In pratica la sazietà diminuisce facendo le azioni normali, no? Tipo camminando, colpendo qualcuno, cioè attaccando qualcuno, scavando dei blocchi, saltando, e in più diminuisce di un punto ogni 800 secondi, anche stando fermi. Di base un punto ogni 800 secondi, poi ne consumi di più naturalmente muovendoti, eccetera eccetera. Come potete vedere abbiamo già perso 3 punti dall'inizio del video. E niente, io devo dire che assolutamente è una bella mod per ora. Adesso vorrei provare a prendere del cibo. Vabbè, qua credo di avere solo le mele perché non ho altre mod che danno cibo. Ah, ho le mele e il pane. Potrei prendere del danno e vedere un attimo come succede. Tipo, dovrei avere la possibilità di volare. Fast move, no. Vedete, era disabilitato il fast move. Free move, ok, perfetto. Adesso ho abilitato il free move. Cadendo dovrei farmi abbastanza danno. Ok, infatti da perdere 12 punti vita. Però, ah no, guardate, sto recuperando vita comunque. Perché ce l'ho più di 15 a sto punto. Io avevo capito che da 20 a 30 è recupero di salute. Invece probabilmente dai 10 in su. Come potete vedere, pian piano sta recuperando salute con punto ogni 3-4 secondi circa. Mentre invece adesso proviamo a mangiare qualche cosa. Abbiamo in realtà solo 3 di punti mancanti alla sazietà, quindi probabilmente con una forma di pane andrà a riempire totalmente questo. No, neanche tanto, 4 punti ci dà il pane. Adesso andiamo a vedere un attimo invece con la mela, con la nostra carissima mela, quanti punti ci dà? 2 punti. Quindi il pane è molto più, cioè sazia assolutamente molto di più della mela. Ma comunque questo funziona anche con altre mod. Tra l'altro mod che per esempio non conoscevo. Oppure anche con la birra. C'è la mod che aggiunge la birra, una mod dwarf mod, mi pare che si chiami. Appunto, aggiunge sazietà anche quella. Io devo dire assolutamente che questa, cioè queste, io adesso parlo in generale della Better, no, della Hotbars, è una mod che mi piace un sacco. Mi piace anche di più di della Better HUD di Blockman, perché uno è assolutamente customizzabile, cioè nel senso puoi mettere un sacco di barre in più per altre cose, per altre mod, e puoi anche cambiare il colore, gli indicatori, eccetera, eccetera. Quindi, bel lavoro.
Inoltre è separata per pacchetti, nel senso puoi anche non mettere la fame se non vuoi, puoi anche non mettere il mana se non vuoi, puoi anche non mettere la stamina se non vuoi. Vabbè, quello poi appunto è anche di un modder diverso. Mentre appunto, ripeto, quella sulla fame, quella sul mana e quella delle armature sono dello stesso Vuzzi. E a me piace un sacco di questa mod il fatto che finalmente vedi qual è il massimo. Cioè, in Mindtest ti permette di mangiare del cibo anche se sei. Se sei sazio, cioè sei il massimo della vita, puoi mangiare in continuazione. Quindi spesso mi capita di sprecare del cibo perché credo di avere ancora bisogno di mangiare e invece no. Questo invece ti fa vedere chiaramente quando sei al massimo e quanti sono i punti massimi. Quei valori là invece sono abbastanza scomodi secondo me nella HUD normale di Mindtest. Adesso voglio vedere, provare se mi fa mangiare cibo per più del massimo della sazietà. Sì. Però almeno la vedo 30 su 30, quindi me ne accorgo che sto sprecando cibo a caso. Giusto per far ingozzare il mio personaggio, insomma. E quindi questo mi piace un sacco. Poi è una mod davvero molto leggera, che infastidisce poco. E se noi disabilitassimo quella della fame, quella della stamina e del mana, alla fin fine occupa poco spazio. Ora ne occupa un pochettino di più perché appunto ce ne sono di più in gioco. Ma secondo me è una bellissima mod. E tra l'altro quella della fame dà un utilizzo, diciamo, alla produzione di cibo. Perché ora come ora non è che si perde tanto facilmente vita, non essendoci mob nella versione base. Uno ha solo il danno da caduta, da cui ha bisogno di curarsi. E con il fatto che prendi danno solo in quel caso, il cibo è abbastanza inutile. Cioè, è utile per recuperare vita, però una volta ogni morte di papa. Detto questo, io spero che questo mod Spotlight vi sia piaciuto e che questa serie vi stia piacendo. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Sì, magari 6.000. A iscrivervi al canale e ci vediamo con il prossimo video. Io vi saluto, ciao a tutti e buona giornata.